Tre partite giocate, due situazioni differenti. Da una parte la kick-off costretta a una svolta dopo non essere ancora riuscita a raccogliere i primi punti del suo campionato. Dall'altra Bitonto è capace di collezionare ogni possibile esito nel suo avvio di stagione e vogliosa di dare continuità alle proprie prestazioni. Amici di Futsal TV, questa è kick-off Bitonto. Vanelli per Ziero. Prova ad allargare sulla destra, ma c'è l'ottimo intercetto di Lucy Leia che allarga sulla destra per Senedese. Prova la conclusione Senedese! E c'è il gol del Bitonto con la marcatura di Senedese. A poco meno di un minuto dall'inizio del match, subito il Bitonto in vantaggio grazie al gol della numero 8, Carolina Senedese. La rimessa già battuta da Diana Santos. Buono il suggerimento, il gol bellissimo di Taina. Azione benissimo manovrata, tutta di prima. E la numero 20 che deve solo appoggiare in porta per il gol che vale il 2-0 in favore delle ospiti. Azione costruita benissimo in occasione di una rimessa laterale. Qui Diana Santos che pesca Lucy Leia, il dribbling di Lucy Leia e la rete della numero 10. Ottimo il lancio, il dribbling su Falconi e il gol che vale il 3-0 per il Bitonto. Freddissima la numero 10 del Bitonto, Lucy Leia, per il gol che vale il 3-0 in questa kick-off Bitonto. All'indietro all'indirizzo di Taina. Ziero che recupera, allarga il passaggio di prima per Vanelli con Nayara e la conclusione, il gol di Tari Ziero. Nayara assist e Ziero che mette in porta il gol del 3-1. Seconda marcatura per la numero 7 della kick-off. Dietro di nuovo per Bovo. Il passaggio ricevuto da Flavio Annese, la triangolazione. Allora Annese che ha la possibilità di servire Tari Ziero, che da due passi non riesce a inquadrare la porta. Ancora allora il Bitonto con il pallone recuperato da Bovo, che prova la conclusione, la deviazione di Taina, pericolosa Arianna Bovo al 14° minuto del secondo tempo. La numero 14, Mensilot, la conclusione, la parata di Falconi nel frattempo. Falconi che si conferma uno degli elementi migliori di questo avvio di stagione. Nayara a sinistra per Ziero, Vanelli, Annese, il tiro di Annese non lontano dallo specchio della porta, nulla però di fatto, e rimessa dal fondo in favore del Bitonto. Nayara, Ziero, ancora Vanelli, potrebbe andare al tiro, allarga per Annese, anzi Bovo, Ziero, Ziero, il tiro di Ziero non inquadra lo specchio della porta. Ziero, Vanelli, non riesce ad arrivare il pallone ad Annese, il tiro e il gol di Diana Santos che mette la parola fine sulla partita. 4-1 del Bitonto, il gol di Diana Santos.